Pronto? Pronto Gaetano? Pronto? Pronto Gaetano? No, Gaetano no, chi cercava, scusi? Gaetano? Gaetano come? Gaetana? Gaetana? Sì. Sì, Gaetana? Sì, ma mi hanno sbagliato qui la finale. Gaetana? È Gaetana? Giovannini Gaetano. Esatto, Gaetana. Sì. Ma Gaetano non c'è mai stato lì? No, no, no. Ecco, ho capito. Vabbè, no. C'è la signora Gaetana? No, però qui non sta qui di casa. Ah, non sta lì di casa? No. Dice che c'è, poi non c'è. Ah, c'è la figliola. Sì. Comunque posso. Lei è il figlio, il marito e la figliola. Sì, lei. Il marito e la figliola. Il marito e la figliola. Senta, io volevo appunto contattare questa signora, no? Perché qui mi hanno sbagliato, mi hanno scritto Gaetano, ma è lo stesso. Vabbè, io sono il signor Feci della Concimart. Conosce la Concimart? No. È un'azienda, insomma, che si occupa di. Siccome ci hanno segnalato che la signora, io credevo il signore, ma è lo stesso, la signora Gaetana, sì, sarebbe un'ottima, diciamo, produttrice di escrementi. Ecco, e noi li acquistiamo a 100.000 lire al chilo. Ma. E questa non è nuova, insomma. Sì, perché è un procedimento nuovo, ora le spiego, no? Non pensi a cose scherzose, è una cosa vera. Noi acquistiamo escrementi umani, sì, per un nuovo tipo di concime naturale, perché sai, sì, i concimi, sì, ci sono chimici. Noi con un chilo di escrementi umani facciamo un quintale di concime di ottimo tipo, ecco, semplicemente. Allora, non so chi, perché adesso non ho sotto mano il fascicolo, ha segnalato questa signora, io pensavo fosse un signore appunto, è lo stesso, alla nostra azienda, perché dice che forse qualcuno che la conosce molto da vicino. Ma a me, questo discorso, tra l'altro, secondo me è anche estetica, non so come fa. Ah, secondo lei è estetica? Secondo me sì, eh. Cioè, lo sa. Cioè, se andasse al bagno, quanto ci vado io? 3 volte al giorno? Ah, come? Lei va 3 volte al giorno? Certo. Ahi, allora forse va meglio lei. Non lo so, Ascolti, scusi, posso sapere il suo nome di battesimo per sapere? Io sono Benoccio Maurizio. Maurizio? Sì, Maurizio. Maurizio? No, cioè, no. Maurizio? No, Maurizio con la C. Maurizio. Anche è strano, Maurizio. Ecco, sì. Ecco, si dice Maurizio allora. Sì. Signor Maurizio, allora lei va 3 volte al giorno? Certo. Ah, regolare poi. Regolare la mattina e pomeriggio? La mattina, pomeriggio e dopo mangiato. E quindi ne farà diversi chili alla settimana? Ma insomma. Insomma, senta, noi paghiamo 100.000 lire al chilo. Penso che lei sia idoneo. Sì, guardi, forse è molto meglio lei, perché no, vabbè, dipende anche dalla qualità. Sì, però volevo dire, dipende anche dalla qualità, insomma. Ah. Perché sa, la quantità è importante, ma la qualità anche. Per esempio, lei di che tipo la fa? Solida, medio sempre, solida, no, sempre a seconda di uno di cosa mangia, no? A seconda di cosa mangia, certo. Ecco. E quindi più spesso solida o più spesso molle, molla? È molla, insomma, è molla, ecco, di mezzo, via. Molla, ecco, senta, ma il colore di questa emissione è marroncina normale. Marroncina normale, che quello non cambia mai. No, sempre normale. Sempre uguale. Sempre uguale, sempre normale. Lei è un fenomeno, perché guardi, ci sono pochissime persone così precise, 3 volte al giorno, no? Senta, l'odore com'è? L'odore è normale, no. Normale, oppure ormai, cioè, proprio di quelli insopportabili? No. No? Cioè la saporetta non la mangio. No, beh certo, non mangia la saporetta, certo, mangia lei avrà il suo, però ci sono quelle che puzzano di più, insomma. Certamente, sicuramente, visto che lei la fa più spesso, puzzerà meno, cioè avrà meno odore, perché chi se la tiene molto dentro poi capisce. Forse è quello, chi se la tiene più dentro l'odore è più forte. Vedo che lei se ne intende. Senta, quindi in pratica lei ne farebbe 2 etti o 3 o anche 5 al giorno. Un mezzo chilo al giorno se lo farebbe. Ecco, senta, effettivamente, un altro paio di domande, mi scusi, perché sono molto interessato a questo. Lei emette aria prima, durante, dopo, quando? No, io in genere prima vado al bagno, poi magari la faccio. Ecco, sì, certo, prima va al bagno e poi la fa, che cosa? Sì, no, prima faccio le mie cose, poi dopo, se mi scappa, faccio anche aria. Ecco, la fa dopo l'aria? Sì, sì. Non prima, ma dopo. No, prima, è difficile. Quando arriva lì ce l'ha già pronta. Quando io voglio fare aria, il discorso è questo, vado al bagno e faccio proprio.
E va al bagno, fa aria. No, e fa io anche, mi scappa per di faria, sai, faccio, vado al bagno e mi faccio le mie cose. E che caca, insomma. Certo, ecco, quindi invece che aria fa tutto insieme. Certo. Ho capito, quindi due volte al bagno. E quando entra al bagno si sa benissimo cosa va a fare. Effettivamente. Senta una cosa, il rumore di questa aria, cioè la fa con rumore o senza rumore? È un suono flautato, un fischio, o un suono tipo un leone che rugge? Sì, flautato? La faccio proprio con soddisfazione. E quando fa uno con soddisfazione, tutti i versi vengono. È così, cioè praticamente proprio lei è un professionista quasi. Cioè, vedo che proprio ne parla con gusto. Ora perché non conosce mio fratello Marco? Anche lui? Noi di famiglia siamo tutti così. Ah sì? Nessuno stitici. Mentre la socia... Sette figlioli, uno peggio dell'altro. Sette? Sì. Ma qui veramente vi fate ricchi, ve lo dico io. Se voi producete tanta cacca, insomma, noi ve la compriamo senza problemi, lasciamo perdere la signora Gaetana, che è stitica, mi ha detto, e ci buttiamo sui sette fratelli. Sette fratelli maschi? No, siamo quattro maschi e tre femmine. Lei quanti anni ha? Io ho 33 anni. 33 anni, sì. È sposato felicemente. Sposato, sì, ecco, certo. Non è mai capitato durante un amplesso, diciamo così, con sua moglie, di dover correre in bagno? No, perché lei è preciso, no? No, per quello sì. Prima caca e poi tromba, insomma. No, prima tromba e poi caca? Ecco, cioè, certo. Prima tromba e poi caca? Certo. E come mai? Beh, è normale, perché è normale. Cioè, sua moglie fa cacare, non so, No. Ma il discorso di... Uno deve essere stitico, anche insomma, la famiglia, insomma, se il babbo è stitico è capace della figliola, la moglie, insomma tutto quanto. Sì. Ecco, mentre se lei ha i genitori normali. Cioè, vanno continuamente. Quindi voi sette fratelli, quattro e tre, andate sempre, cioè tre volte al giorno l'uno? Secondo, comunque ne fanno parecchia. Sì. Lei come fa a saperlo degli altri? Lo so, perché vivendosi... 20 anni insieme, lo saprò. Ci ha vissuto insieme, ora non vi si vede più insieme. No, che c'entra, ma ci frequentiamo sempre. Certo, se vado a casa del mio fratello, io la faccio anche in casa del mio fratello. Lei non ha problemi, Cioè, lei non è che dice sono in casa da altri, non mi viene... No, io per questi c'ho problemi. A quando arriva l'ora? Quando arriva, Quando l'ha fatta l'ultima volta? Stamattina, perché ora sto mangiando. E quindi... Prima mangio e poi vado. Ne mancano due, insomma, ancora oggi. Certo. Ecco, quindi è proprio un gusto. Per me è una soddisfazione. Una soddisfazione. È come prendere il caffè la mattina. Ecco. Prende il caffè e poi uno va al bagno con la sigaretta. Che è con la sigaretta, certo. Lei fuma mentre defeca. Certo. Ho capito, ma legge anche? C'è anche sì, a volte legge, a volte no. Ma dica la verità, magari non so ora, ma quando era un ragazzo, a gabinetto ci faceva anche qualche altra cosa. Sì, quando siamo ragazzi, chiedono, si vergogna di dirlo, per me non lo so, Bravo, ecco, ma lei, è quello. Lei si faceva, cioè, vuol dire, si masturbava prima o dopo aver cacato? Ma sempre dopo. Sempre dopo. Prima il maggior gusto era quello di cacare. Certo. E dopo zazzazzazza, Sì, certo. Lo fa ancora qualche volta? Ma difficile. No, ogni tanto. Come? Ogni tanto, no. Per tornare ai ragazzi. Ma è difficile perché quando uno c'ha una moglie giovane. Sì. È bella. Beh, non ci siamo a bisogno. Cioè, lei c'ha la moglie giovane e bella. Ha mai fatto l'amore nel bagno? Mai. Ci provi, perché potrebbe essere... Prima la cacca, poi dopo. Ci provi. Anzi, no, mi sembra che lei prima tromba e poi caca. Sì, bravo. Sì, ma nel bagno non si sa, potrebbe esserci l'inversione di tendenza. Certamente. Quindi, guardi, lei sparga la voce anche fra i suoi fratelli e sorelle. Perché noi mandiamo un nostro incaricato... c'è un contenitore apposito, no? Che contiene anche tra l'altro una bilancina, cioè praticamente si vede già subito quanto pesa, no? Passa ogni seconda le necessità, ogni giorno, ogni due o tre giorni a ritirare questo materiale. A secondo di quanto pesa, ogni chilo sono 100.000 lire. 100.000 al chilo, 100.000 al chilo, mica male, no? È buono. Anche perché lei capisce, noi facciamo un concime, certamente deve essere fresca, E lei cosa mangia? Di solito? Ma di tutto. Di tutto? Di tutto, io quello che capita mangio. Proprio che capita, cioè lei mangia quello che capita, va al gabinetto tranquillamente, non c'è niente che... No, non c'è cosa che mi intasi. Tipo il limone, questo. No, sì. Niente. Io mi mangio limoni col sale. Mi mangio due limoni col sale. Due limoni col sale? E vado al bagno tranquillamente.
Niente astringente? No, non esiste. Non esiste? Non esiste proprio. Scusi, lei ha mai sofferto di emorroidi? Ora, un pochino di emorroidi chi è che non ce l'ha? Specialmente quando mangia pizzicoso sta roba qui. Mangia molto pizzicoso? Io mangio pizzicoso, salato. Salato, gli piace, sapori forti, eh? Sì. Ora sto mangiando salsicce e fagioli. Ecco, boh, figuriamoci. E funghi. Figuriamoci che suoni flautati che farà. Complimenti però, signor Mauricio. Senta, chi è in fondo in famiglia? È sua moglie, per esempio, che viene da un'altra famiglia. Ecco, non è come lei. No. Loro di famiglia sono tutti stifici. Stifici, eh? Sì. E quindi sua moglie ci andrà una volta ogni 3 giorni. Bravo. Sì. Magari possiamo prendere anche quella, sarà un po' meno, ma fa più puzzo di lei? Cioè lei si è accorta? No, non mi ha fatto caso. Visto che se la tiene dentro? Non ha mai fatto qualche scureggione sua moglie nel letto così? Sì, insomma. Sì? Un po' odorante, certo. Puzzolente, ma lei è sempre una bella donna, per cui che gliene frega. Certo, ci mancherebbe. Insomma, effettivamente, poi lei aspira questa cosa e poi va subito al gabinetto. Complimenti, signor Mauricio, lei è veramente un gran cacone, sa? Ecco. Un grandissimo cacone. Quindi noi le mandiamo il signor Ruzzo la Merde. Sarebbe il nostro incaricato, no? Sì. Lui passerà. Quando c'è in casa lei? Domani? No, domani no, sono domani sono a Firenze. E stasera c'è? No, parto stasera domani sono per essere a Firenze, insomma, per un lavoro. Ecco, quando va a Firenze per un lavoro, non so che lavoro faccia, non lo voglio sapere. Ma se si trova in un posto proprio strano, lei dove va a cacare? Ma dove capita? Come dove capita? A Firenze, per esempio, dove va? Sul Greto dell'Arno, non so. Che c'entra? Uno se basta trovi un buchino lo deve fare per forza, eh? Un buchino dove? E quando gli scappa. Dov'è il luogo più strano dove lei ha emesso cacca? Pronto? Signor Mauricio? Mauricio? Ma così mi lascia così? Deve essere caduta la linea, eh? Mauricio. Che cavone! Stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.